Ciao a tutti, alcuni di voi ricorderanno che nei mesi scorsi abbiamo depositato in Procura e alla Corte dei Conti un esposto sui derivati di Stato, cioè sulle attività che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex Tesoro, ha fatto in derivati con molte banche internazionali. Ebbene, tra tutte queste cose secondo noi curiose, vi era proprio la chiusura anticipata di un derivato sottoscritto con la banca Morgan Stanley. Ebbene, abbiamo allegato al nostro esposto proprio la nostra interrogazione parlamentare che parlava di questo. La notizia di ieri è che la Corte dei Conti ha chiesto a Morgan Stanley di restituire allo Stato italiano 2,9 miliardi di euro. In pratica è andata così. Morgan Stanley, proprio durante il governo Monti, ha utilizzato una clausola che permetteva alla banca di chiudere in modo anticipato uno di questi contratti derivati e lo Stato ha pagato ben 2,56 miliardi di euro perché in quel momento la nazione italiana era, diciamo così, la parte in difficoltà rispetto alla banca su quel contratto. Ebbene, senza colpo ferire, l'Italia ha pagato. La banca ha chiesto di pagare e la nostra Repubblica ha pagato questi soldi. Ora la Corte dei Conti ha esaminato le carte e a quanto pare ha chiesto alla banca di restituire questi soldi. Probabilmente la banca non vorrà restituirli, probabilmente si dovrà andare in tribunale e speriamo veramente tanto che questa storia possa concludersi con un vantaggio per lo Stato italiano e soprattutto con una conferma sul fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto riguarda i derivati, ha sbagliato su tutto. E soprattutto nella sottoscrizione di questi contratti capestro con banche internazionali potenti che stanno continuando a mettere in difficoltà il nostro paese. Ciao a tutti!